altro straniero ce lo guardiamo o sul mancino o sul pivot. Bosniak lo volete tenere? Vediamo, adesso vediamo, dipende da molto, ma dipende anche da lui poi. Perché il problema qual è? L'inserimento degli stranieri è un prenderci. Quindi il disco, a meno che non sia uno straniero che gioca in Italia da una vita, ma se li devi andare a prendere da fuori è un rischio, eh? Non sai come si ambientano, magari ci vogliono delle settimane di ambientamento. In certi paesi vai tranquillo. Dipende, però anche se sono bravi ragazzi, il problema qual è? Che magari non si trovano, hai capito? Soffrono la solitudine, cioè. Thank you.
6-4 per Conversano dopo 15 minuti e 59 secondi giocati. Esce Bosniak ed entra Racalbuto. Si sta asciugando l'inserviente, sta asciugando il parquet. A breve si giocherà di nuovo. Il pubblico di Conversano numeroso fa un tifo veramente in ogni momento di questa partita. Ci sono proprio gli ultras, il bandierone, Stabellini ancora per Dedovic, bella la palla per Giannoccaro che segna con Michele Rossi che l'aveva praticamente parata, ma la palla piano piano è andata dentro. Questa è una grande giocata di Dinko Dedovic, va nell'uno contro uno Gherardi, rischia di perdere palla Bologna, bravo Savini a tuffarsi, si lotta Giannoccaro, esperti, era Calbuto qui, forse perde il momento per entrare sul pallone, in questo caso forse si poteva fare qualcosa di più. 8-4 per Conversano, massimo vantaggio, e qui Sperti è stato bravo a leggere un minimo di indecisione difensiva. Sì, peccato. 8-4 per Conversano, altro gol in contropiede per palla persa. Per palla persa nel precedente attacco da parte di Bologna, ed è il time out chiamato da Beppe Tedesco. Ha fatto bene Tedesco a chiamare il time out, vuol parlarci su. Bologna sta difendendo bene, in attacco manca qualcosa, troppi pochi gol dopo quasi, anzi 16 minuti e 39 secondi giocati, solo 4 gol, non è da Bologna, sono veramente molto pochi. È vero che gli arbitri potevano fischiare qualcosa in più in attacco, ma è anche vero che il Conversano è ben messo in difesa. Bravi, bravi, ma tutte e due le difese secondo me stanno facendo un ottimo inizio di partita. La cosa che cambia tra le due squadre, l'hai detto tu, è la differenza dell'intensità offensiva. Bologna non è mai riuscita a giocare, o quasi, un contropiede, mentre invece Conversano ne ha già giocati 3 di contropiedi, di cui un errore. La differenza è questa, un pizzico di velocità in più nella circolazione del pallone e poi anche un po' più di confidenza nel tiro da fuori. Soltanto Gherardi l'ha provato. Solo Gherardi ha fatto un gol da fuori, sono mancati fino adesso i gol di Bosniak e di Savini da fuori, che sono i maggiori tiratori. Solo un gol da fuori è un po' pochino, quindi difesa 6-0 molto chiusa del Conversano, il gioco uno contro uno sicuramente non può trovare soluzioni, soltanto il gioco uno contro uno dei ragazzi del Bologna. Adesso abbiamo la squadra del Bologna con tutti i giovani. Savini, cambio di posto con Gherardi, Racalbuto nella posizione di terzino sinistro, Gherardi ancora viene fermato da Jacopo Lupo, rimette in gioco Santolero per Racalbuto, Gherardi, Savini, ancora Racalbuto, Savini che gioca uno contro uno, scarica per Racalbuto che dà una bellissima palla, un assist vincente per Garau che segna il terzo gol personale e il quinto della squadra, bellissima. Molto molto bravo, bella palla intanto qui di Dinko Dedovic, è fuori però il pallone per Sperti, può ripartire Bologna a caccia del meno due. Palla straordinaria di Gian Maria Racalbuto che ha voglia di spingere, va in attacco, fa tutto da solo, para Monciardini, fallo in questo caso. Non ha segnato Gian Maria Racalbuto che si era buttato in proiezione offensiva. Dedovic scala per Beharevic che perde palla giustamente. L'arbitro fa ripartire Rossi, Cimatti, qui doveva guardare Monciardini. Pivetta forse commette passi, va a segnare. Azione molto molto confusionale, gestita male da Bologna. Peccato perché la palla rimessa in gioco lanciando il contropiede a Cimatti è vero che è stato molto bravo Monciardini ad anticiparla, l'hanno probabilmente preparata e si aspettavano questo contropiede, e il Cimatti che è sempre il primo ad andare in velocità, e Tarafino è un mister sicuramente che
prepara molto bene le partite. Sì, ma poi conosce bene Beppe Tedesco, quindi è normale che gli abbia bloccato la prima fonte di gioco del Bologna, che sono i contropiedi. Savini va dentro, gran palla per Gherardi che manca la porta, e con Pivetta il raddoppio. Poteva esserci la scalata su Cimatti. Tanti errori in attacco per una partita non giocata male da Bologna, ma adesso cominciano a pesare. Perde palla o rischia di farlo Beharević. Io qui avrei dato l'inversione del possesso, Gianni. Sì, forse c'è stato un doppio, non penso che abbia toccato la palla col piede, ma sicuramente un doppio c'era. È entrato per il Conversano Iballi, quindi sia Dedovic che Stabellini sono andati in luce. Il passivo per il Conversano. Beharević, che viene, il tiro viene murato dalla difesa del Bologna e trafigge Michele Rossi, un incolpevole Michele Rossi. Beharević, il suo primo gol. C'è stato un tiro di Racalbuto, ma un grande tiro di Racalbuto. Qui Monciardini ha fatto il miracolo vero, perché con Racalbuto lanciata a tutta velocità, che aveva anche provato ad angolare pallone, ha preso anche questo. Rimessa per Bologna, peccato per Michele Rossi, è il secondo gol che prende su deviazione della barriera. Sì, secondo gol, peccato. 10-5 per Conversano. Savini, traversa di Savini, però c'è un fallo su Santolero non visto dagli arbitri. Conversano va ancora in attacco. Beharević, che viene parato da Michele Rossi, una grande parata di Michele Rossi, ma c'è un'area di Luca Cimatti, ma c'era anche un'invasione di Pignatelli, probabilmente Cimatti ha fatto l'invasione prima. Rientra Stabellini ed esce Beharević. Iballi, posizione di terzino sinistro, Stabellini centrale, dai e vai con Giannoccolo di Stabellini. Lupo, Iballi, uno contro uno, Stabellini tira sopra la traversa, Michele Rossi veloce va in seconda fase, da Racalbuto. Segna Savini, ma Giannoccaro aveva fatto un brutto fallo su Racalbuto e Giannoccaro prende 2 minuti, brutto questo fallo di Giannoccaro, probabilmente non molto sportivo, e quindi Bologna adesso è in superiorità. Brutto il fallo, perché è andato, ha dato una spinta a metà campo e Racalbuto è andato a sbattere contro le transenne. Fallo pericoloso, perché sbattere la testa contro le transenne vuol dire farsi tanto male, rischiare di perdere conoscenza. Io ti dico la mia: Bologna -4, ma a me personalmente è uno dei migliori primi tempi, a mio modo di vedere, di tutti i playoff. Bologna è in partita, è sotto con una certa distanza, ma non dà l'impressione di aver mollato il colpo. È viva e soprattutto continua a difendere nonostante il parziale. Ma guarda, io Enrico, vedo un grande stato motivazionale da parte dei giocatori del Bologna. Sono molto motivati, nonostante in questa pool playoff hanno vinto soltanto due partite, ma in ogni partita, anche con le squadre che sono molto più attrezzate, tipo Fasano, Conversano, Bolzano, Pressano, hanno sempre dato l'anima, e stasera lo stanno facendo. Non gli si può rimproverare niente a questi ragazzi di Bologna. 6-10 il punteggio. Attacca Conversano, che prova con Iballi la sospensione, il passaggio per Stabellini, ancora Iballi nell'uno contro uno con Gherardi, molto bravo Gherardi, sta lì fermo, consente solo il 9 metri, già battuto da Sciorsci, che è entrato al posto di Giannoccaro. In inferiorità numerica Conversano, deve andare al tiro, non arriva mai questo passivo. Stabellini, la palla per Dedovic, la finta, gran palla, bravo Savini, vediamo se c'è spazio per il contropiede. No, gioca azione piazzata, Racalbuto, c'è Garau, la rincorsa e la palla in rete, -3 per Bologna. È una grande Bologna questa sera. Ma io ti dico che Savini è stato bravo a darla a Racalbuto. Racalbuto ha fintato di accentrarsi e poi ha scaricato l'assist su Garau, che con un gran pallonetto ha accorciato le distanze. 10-7 per Conversano dopo 22 minuti e 7 secondi giocati. Un grande Bologna, anche se in svantaggio. Sperti, 8 al termine, il tiro di Sperti messo giù. C'è il 9 metri per Conversano, che resta in attacco con Sciorsci, ancora con l'uomo in meno.
per poco però. Pivetta, entrata al posto di Pignatelli. Stabellini, Dedovic, la palla per i Balli, Balli una finta, gran giocata, la palla dentro per Stabellini, para Rossi e poi riparte Bologna a tutta velocità, la palla per Racalbuto, Racalbuto, è un super gol, è un super gol, meno 2 Bologna, grande giocata di Racalbuto, tutta forza, time out con Versano, meno 2 Bologna, la partita è aperta, la partita seria aperta, parziale di 3-0 per Bologna, una grande pallamano bolognese, un grande pubblico, un grande palazzetto di Castenaso, questa è la vera pallamano, questa è la pallamano che ci piace. Enrico, grande Bologna, grande Conversano, grande pallamano. Avevo detto anche sul 8-4, la partita è aperta, la partita è viva, una gara che il Bologna non vuole regalare a Conversano, Conversano è più forte, l'ha fatto vedere, quando accelera ha tante giocate a disposizione, ma se l'attacco comincia a girare, poche squadre in un primo tempo sono riuscite a concedere solo 10 gol in 23 minuti. Questa deve essere l'intensità. Grande difesa, un grande Rossi, probabilmente è stato uno dei giocatori più costanti nell'arco di tutta la stagione e soprattutto soluzioni rapide in attacco. Bene l'asset Garaura-Calbuto. Ma bene, molto bene entrambi i portieri delle due squadre, perché sia da una parte Mo Ciardini che dall'altra Michele Rossi stanno facendo vedere veramente di essere portieri di livello, di questo livello, della pool playoff. Le prime 6 squadre d'Italia lo stanno facendo vedere, meritano. Bologna merita di essere in questo gruppo. E intanto c'è Conversano ancora, Stabellini per i Balli, ancora Jacopo Lupo, Stabellini. È rientrato dai 2 minuti il giocatore del Conversano, quindi stanno giocando 7 contro 7. I Balli si inventa un bellissimo gol sotto mano, anzi no scusate, in doppio appoggio, ed è Bologna adesso 11-8 per Conversano, 23 minuti e 23 secondi giocati. Savini per Garau, per Racalbuto, ancora per Garau, Racalbuto attacca 1 contro 1 per Savini, ancora 1 contro 1, scarica su Racalbuto, preso da dietro, 9 metri per Bologna, grande velocità, questa è la pallamano che ci piace. Radioascoltatori, state seguendo una bellissima partita, 23 minuti e 53 secondi giocati, Bologna in attacco, Garau, brutto il fallo di Bearevic, ma non, gli arbitri non danno nulla, non fischiano nessuna sanzione al giocatore del Conversano che aveva spinto Gherardi. Argentini pivot, l'inserviente pulisce il parquet. Enrico, cosa ci dobbiamo aspettare adesso, fino ancora per 5 minuti e 50 secondi da giocare? Bisogna riuscire a tenere sulle 2 reti massimo lo svantaggio per giocarsi a pieno il secondo tempo. Conversano ha speso tanto, Savini super per Gherau, palla dentro, meno 2. Io mantengo la stessa sensazione, Conversano ha speso più di Bologna in questi primi 20 minuti. E il caldo è molto forte, entra Carso al posto di Sperti, sono tante le rotazioni, anche Tarafino le sta facendo e c'è bisogno delle rotazioni, sembra di essere in piena estate, oggi abbiamo avuto 28 gradi a Bologna e siamo ancora in aprile. Tira Jacopo Lupo e c'è una grande parata di Michele Rossi, Gherardi per Savini, per Racalbuto. E c'è 7 metri preso da Racalbuto che fa prendere anche 2 minuti a Jacopo Lupo. Grande l'azione di Racalbuto ed è il secondo 7 metri che prende. Ha spaccato la partita. Bologna faceva fatica da fuori, Racalbuto ha trovato l'angolo. Va ad attaccare sempre, porta su di sé 2 difensori che adesso preventivamente lo vanno a raddoppiare ed è sempre o fallo o scarico per Garau. 25esimo, 9-11, Garau contro Lupo per il meno 1. La rincorsa di Garau. La finta, Garau! Palla sopra le spalle, meno 1, Pasini in campo, è grande Bologna. Ed è
10 Bologna, 11 Conversano, 25 minuti e 13 secondi giocati. Garau, terzo 7 metri realizzato su 3 tentativi, ottimo. Ed è Iballi che organizza il gioco per Sabellini, per Riccardo Pivetta che va in posizione di pivot e ancora in inferiorità a Conversano per i 2 minuti dati a Jacopo Lupo. Sperti ancora in crocio con Iballi per Giannoccaro, bellissima palla e bel gol di Giannoccaro all'incrocio dei pali opposto. 12-10 per Conversano, Savini per Racalbuto, Savini, Gherardi sono gli esterni a comandare il gioco, va in doppio pivot a Racalbuto, scarica per Savini, per Gherardi che segna, bella questa azione, bellissima questa azione corale in superiorità del Bologna. 12-11 per Conversano, ancora in vantaggio e da giocare 3 minuti e 45 secondi. Io ho la sensazione che Conversano sia leggermente in debito di ossigeno, soprattutto in difesa non scivolano più con la stessa intensità. Il trucco è stato quello, rimanere lì in partita anche sotto di meno 4, stare dentro la gara, continuare a difendere, non concedere contropiedi come contro Fasano. I balli per Stabellini, grande palla per Pivetta, para Rossi, para Rossi, il contropiede di Bologna, Racalbuto, la palla per Garau sbaglia ma c'è il 9 metri, si arrabbia Conversano, forse in questa occasione avevano ragione. Beh, il fallo però c'era, che poi Racalbuto non sia stato preciso il passaggio, comunque il fallo c'era. E ancora rientra il giocatore del Conversano, rientra e quindi sono in parità numerica. 12-11 per Conversano, meno di 3 minuti da giocare. Gherardi per Savini, uno contro uno ed è Garau che segna, grande realizzazione di Garau che porta in parità le due formazioni, 7 gol per Garau, infallibile dall'ala e infallibile dalla linea dei 7 metri. 12 pari Enrico, grande pallamano. Grande Bologna, grande capitan Garau. Gianni, non era più lo stesso dalla Coppa Italia, questo è il Garau della regular season, infallibile. Sperti si butta dentro, manca la porta e c'è il rigore per Conversano, abbastanza generosa questa fischiata, 2 minuti di Savini che non ha neanche spinto Sperti, rigore per il Conversano. E adesso tutti questi ultimi 120 secondi saranno da giocare con l'uomo in meno, bisogna mantenere massimo un gol di svantaggio, è un grande Bologna, deve rimanere in partita e non scoraggiarsi. Sì, assolutamente non deve scoraggiarsi. Radio ascoltatori di Radio Handball Italia, vi stiamo trasmettendo in diretta una grandissima partita, almeno fino adesso 12 pari, i balli sulla linea dei 7 metri contro Michele Rossi, tira i balli e segna sopra la spalla sinistra di Michele Rossi. Rientra nel Bologna Bosniak. Bologna che si trova in inferiorità per il primo 2 minuti dato a Savini. C'è Pasini in campo a destra. Bosniak sta parlottando, c'è un attimo un tempo fermo perché l'inserviente sta pulendo il parquet. Bosniak sta chiamando un gioco, ha chiamato a raccolta tutti i suoi compagni in campo naturalmente e vediamo quale sarà lo schema. Enrico, si gioca senza pivot, l'obiettivo è chiaramente tenere il pallone il più possibile. 2 minuti al termine del primo tempo, bisogna concludere massimo con questo svantaggio, non concedere contropiedi. Pasini per Gherardi, attenzione alla chiamata di passivo, 28-18 sul cronometro. Bosniak, la palla per Gherardi, la rincorsa di Gherardi, bella palla per Bosniak, ancora il pallone per Argentin, rischio palla persa, Argentin, non so se si è chiamato l'invasione, viene chiamata l'invasione. Invasione ad Argentin, 1 minuto e mezzo da giocare, palla di Iballi per Jacopo Lupo, ma non era precisa, oppure Jacopo Lupo non si aspettava questa palla, la palla in sostanza è andata fuori lateralmente. Bologna ancora in possesso, 1 minuto e 9 secondi ancora da giocare, 12 Bologna, 13 Conversano,
questo è quello che segna il tabellone elettronico. Un minuto è rimasto. Argentina per Gherardi, per Bosniak, per Pasini, ancora Bosniak, Gherardi. Bologna sta ragionando molto. Gherardi che gioca, va dentro, tira, la palla va fuori, ma gli arbitri avevano fischiato in precedenza un fallo sullo stesso Gherardi. Argentina per Bosnia, 35 secondi da giocare, Pasini uno contro uno, tira Mattia Lupo Para, doveva provare una girella, è andato a tirare troppo decentrato, un destro di mano dall'ala destra. Conversano ha l'opportunità negli ultimi 20 secondi di provare ad andare negli spogliatoi col doppio vantaggio. Lupo per Sperti che fa il pallonetto, Sperti, e segna Sperti. 3 secondi alla fine, tira Savini, ma niente di che. Finisce il primo tempo 12 Bologna, 14 Conversano, ma qui c'era un 7 metri per Savini, assolutamente un 7 metri. Buonasera, riprendiamo la diretta qui dal Palasport di Castenaso per questa bellissima partita tra Bologna Handball e Conversano. Punteggio del primo tempo 12 Bologna, 14 Conversano, ma vi assicuro radioascoltatori è stata una partita bellissima. Adesso ha ripreso, tira Bosnia che è murato dal doppio muro fatto da Dedovic e da Giannoccaro. Conversano va in attacco con Lupo, Stabellini, ancora Lupo, buona la difesa, fermato l'attacco del Conversano. E da questi microfoni Gianni Racalbuto ed Enrico Bozzanini vi faranno vivere questa diretta qua dalla Palasport di Castenaso fino alla fine di questa partita. Enrico, come è rientrato il Bologna secondo te? Bisognava ovviamente sfruttare meglio quello che è il primo possesso, ma l'importante in questo momento è non concedere break a Conversano. Qui Dedovic rischia di perdere il pallone, lo perde, può ripartire Bologna in contropiede, Bosniak va a lanciare per Garau e para Monciardini. Questo è un brutto errore da parte di Garau, il primo della partita, peccato. Ed è il primo. Ha tirato Garau col braccio basso in contropiede, punteggio che rimane tale, ancora nessuno ha segnato dopo 2 minuti di gioco, 12 Bologna, 14 Conversano, uno contro uno di Bosniak, e a momenti Bologna perdeva palla, Stabellini era stato abile a prendere, gli arbitri comunque hanno visto un fallo di Stabellini, e sono 2 minuti in questo momento per Stabellini che si è lamentato della decisione arbitrale, e sono 4 i 2 minuti già dati a Conversano. Bologna giocherà in superiorità numerica. Io non ho capito questa fischiata sinceramente, qui era stato gestito male il pallone da Savini, aveva perso la sfera, stava partendo in contropiede Stabellini. Abbiamo in questo momento due diverse applicazioni degli esterni. Abbiamo Bosniak e Argentin meno mobili di Racalbuto, bisogna giocare una pallamano ovviamente più manovrata. Bosniak lancia il pallone per Cimatti, meno uno Bologna, grande giocata anche in questo caso da parte di Luca Cimatti che batte Monciardini. Adesso in inferiorità numerica bisogna trovare il pari. Nel primo tempo la superiorità del Bologna ha fruttato 2-0 ed è stato poi il recupero del Bologna che dal 10-5 è arrivato dopo 10 minuti al 12 pari, poi Conversano nell'ultimo minuto e mezzo ha allungato di 2 gol.
adesso Bologna 13, Conversano 14, tira Conversano con i balli, ma Michele Rossi para, prova a lanciare la seconda fase, Bosniak che si fa parare il tiro da Mociardini, era ben lanciato in seconda fase, peccato, doveva piazzare meglio al tiro, era completamente libero Bosniak. E adesso Argentina e Savini che si scambiano il pallone, Savini per Bosniak che perde palla, peccato, perde palla Bosniak sul passaggio di Savini. 3 minuti e 39 secondi giocati, si sta preparando Gherardi per entrare in campo, probabilmente uscirà Bosniak. È giusto, non è entrato in partita, è giusto toglierlo, dentro Gherardi a ridare un certo tipo di velocità all'azione di Bologna. Mi aspetto anche l'ingresso in campo di Racalbuto al posto di Santolero. Conversano, io ti ribadisco la mia sensazione, è una squadra che sta facendo un po' di difficoltà a livello fisico, anche se qua trova un gran gol con Sperti. Sì, Sperti segna il suo quarto gol, esce Bosniak, entra Gherardi, Gherardi terzino sinistro, Garau ancora l'ala sinistra, che fino adesso è veramente ha fatto una grandissima partita, nonostante l'errore iniziale del secondo tempo, un contropiede parato ma ha tirato col braccio basso. Argentina per Gherardi che prova a dare palla ad Argentina, ma perdono la palla i due. Troppi errori del Bologna in questo inizio di secondo tempo, tra tiri e passaggi sembra l'inizio del primo tempo. No, purtroppo ci sono somiglianze col secondo tempo di 7 giorni fa e questo non va bene. Bologna deve rimanere attaccata alla gara, non c'è l'intensità del primo tempo, è una Conversano che non sta correndo a pieno regime, si vede, questa è una squadra che quando corre non lascia scampa nessuno, è ovvio che ci sia anche una logica di parsimonia anche in vista del derby contro il Fasano previsto per sabato. Bologna deve provare a ritrovare lucidità. Dedovic che tira e fa un gol della domenica, perché tira da 10 metri e prende l'incrocio dei pali opposto, veramente un tiro fantastico da parte di Dedovic che allunga ed è 16-13 per Conversano. Una cosa è certa, che se Conversano esce vittorioso da questo incontro se l'è molto sudata, Enrico. Sì, bisogna però segnare, bisogna trovare il gol, bisogna ritrovare confidenza con la porta, tanti gli errori soprattutto di Bosniak, che questo è un fallo da parte di Stabellini che va giù duro con Gherardi, subito chiede scusa il terzino di Conversano. Time out, Beppe Tedesco non vuole che Conversano scappi via. Tedesco, visto l'inizio, dopo 5 minuti e 56 secondi trascorsi si gioca il suo secondo time out, sicuramente impartirà ordini per l'attacco perché la difesa sta tenendo. Punteggio basso per una partita di pallamano, le difese stanno facendo veramente il loro dovere. Probabilmente chiederà più incroci contro questa difesa 6-0 del Conversano per trovare spazi per andare al tiro. I ragazzi del Bologna con Argentin, Gherardi, Cimatti, Santolero, Savini e Garau rientrano in campo, Michele Rossi, mentre per Conversano Giannoccaro, Jacopo Lupo, Stabellini, il numero 24 Pignatelli, Carlo Sperti e Dedovic. Si riprende il gioco, sono gli arbitri Guyen e Panetta a fischiare l'inizio. Guyen arbitro di campo in questo momento, Panetta arbitro di fondo. Cambio di posto tra Argentina e Savini, va in doppio pivot Savini ma riesce dall'altra parte al terzino sinistro, uno contro uno di Savini, viene fermato da Dedovic. Santolero rimette in gioco, vediamo se il time out di Tedesco è servito. Si lancia Gherardi, tira, viene parato da Mociardini, facile. È una grande parata però questa di Mociardini. Conversano sta costruendo sulla difesa questa partita, grande difesa a parte Conversano, maschia ma correttissima, e Bologna
che non ha più la rapidità che aveva nel primo tempo, sta andando a sbattere. Gherardi ruba un buon pallone, prova a ripartire Savini, rischia però di perdere il pallone Gherardi. Questa è veramente una cattiva gestione del pallone. Palla persa di Dedovic, ma Bologna non ha saputo approfittare della velocità, la sua arma è migliore, la seconda fase. Passa la palla a Garau, l'altra ala dall'altra parte, un passaggio che attraversa tutta l'area a Cimatti, ma non trova spazio Bologna. Cambio di posto Savini, Gherardi. Gherardi che attacca uno contro uno, non vuole farsi fermare con la palla, ma Dedovic ci riesce a fermarlo. Quello che avevo detto il primo tempo, Bologna non deve farsi fermare con palla in mano, perché se no gli spazi non li trova. C'è, io direi un due minuti, no, gli arbitri non danno i due minuti a Dedovic, che ha strattonato veramente con una piroetta, fa una piroetta a Savini, tira Gherardi, un sottomano e segna il suo terzo gol, un bel gol di potenza, esce Garau ed entra Matteo Tedesco, bisogna dire un gran gol di Gherardi. Un grande gol tirato fuori dal cilindro, protesta con Versano per la tardiva chiamata di passivo, ma noi, hai ragione tu, siamo lenti col pallone sugli esterni, manca la capacità di tirare da fuori da parte di Bonassi, manca anche la rapidità di Racalbuto, attenzione al contropiede, fermato Cimatti, Savini tiene palla, Gherardi, rientra anche Stabellini, Argentin, palla in angolo, meno uno e Conversano torna a tiro per Bologna. Guarda, sono contento perché Argentin finalmente dall'altra parte subito, prima aveva sbagliato Stabellini, adesso tira dai 9 metri in seconda fase e segna, 17 Conversano, 15 Bologna dopo 8 minuti e 43 secondi. Stavo dicendo, sono contento per Argentin che finalmente ha trovato il gol in questa partita. Non un grande periodo quello di Argentin da circa un mese a questa parte. E quindi complimenti ad Argentin per il gol trovato. Adesso serve trovare il gol, Argentin va in doppio pivot, Gherardi ancora per Argentin, va a sfidare Giannoccaro, sfida fra numeri 8, scala Gherardi, riceve Gherardi, palla in porta, meno 1, super Gherardi. 17 per Conversano, 16 per Bologna. Questa è una bella pallamano, l'ho già detto tante volte oggi, questa è la pallamano che vogliamo, di alto livello in Italia. Bologna, una squadra fatta di ragazzi giovani che sta dando filo da torcere al Conversano. Conversano che penso sia in questo momento la squadra più accreditata per la vittoria di questo scudetto 2017-2018. Esperti, non difende Matteo Tedesco, Esperti segna e gli arbitri chiamano l'inserviente per asciugare il campo. Poteva difendere meglio Matteo Tedesco. È stato con le braccia basse, Esperti è stato bravo, ha tirato sopra le spalle di Matteo Tedesco e ha preso in controtempo Michele Rossi, che si è visto una saetta partire dai 6 metri. È forse il primo grave errore difensivo di Bologna, però è lì, meno 2, bisogna mantenere massimo questo svantaggio e giocarsela sempre. Sì, Bologna non deve fare questi errori, ha fatto un'ottima difesa fino adesso. Savini chiama l'incrocio per Gherardi, mi pare, anzi no, per Santolero. Gherardi viene al centro, uno contro uno, prova a dare palla a Savini ma viene fermato. Gherardi non deve farsi fermare sempre con palla in mano, questo deve essere l'imperativo. Bella la palla di Gherardi per Santolero. Hanno visto un fallo su Santolero, c'era Matteo Tedesco che era pronto a tirare con un'autostrada. Non hanno dato il vantaggio gli arbitri. Concepibile, questo era un'azione che si era sviluppata, Matteo Tedesco era già in azione di tiro. Francamente faccio fatica a capire questa scelta, forse un pizzico di frenesia nel fischiare. Sì, troppo presto il fischio degli arbitri. 18-16 il punteggio in favore del Conversano, 10 minuti e 37 secondi giocati. Gherardi tira fuori, questa volta con troppa fretta da parte di Gherardi, a Stabellini che prova a lanciare Dedovic per Pignatelli, i balli, Stabellini tira e segna Stabellini.
terzo gol per Sabellini, 19-16 per Conversano. Non bisogna, Bologna, ragazzi, del Bologna non devono avere fretta nel tirare. Gherardi deve giocarla di più, non avere fretta, trovare gli spazi giusti con giuste collaborazioni di attacco, incrocio e quant'altro. Savini si allunga, Argentin che segna, secondo gol per Argentin. Accorcia, 19-17 per Conversano. Esce Jacopo Lupo, entra Giannoccaro in posizione di pivot. I balli che organizza e orchestra l'attacco del Conversano. Stabellini che sta giocando praticamente dall'inizio, tranne pochi minuti di cambio. I balli che blocco irregolare di Dedovic, palla in contropiede per Cimatti che segna. Cimatti segna in contropiede, è l'uomo più veloce della squadra. Ma Conversano adesso ce lo sta concedendo il contropiede facile. Monciardini si è accorto con un attimo di ritardo, ha pensato di non uscire. Bologna è in partita, Gianni, questa è la situazione congeniale. Meno uno, Conversano sta ruotando tanto sugli esterni ma non trova in questo momento la maniera di cavare il break. Sfrutta il suo contropiedista che è Cimatti e c'è il rigore per Conversano per fallo di Gherardi in area, difesa in area di Gherardi. Tedesco chiama a raccolta Matteo Tedesco e Gherardi, vuole parlare con loro due. Intanto entra Elayek per il rigore ed esce Michele Rossi. Al tiro Iballi, è il suo secondo tiro dai 7 metri, il primo lo ha segnato, vediamo il secondo contro Elayek. Ah, l'aveva parato Elayek, ma la palla che era molto potente è andata dentro lo stesso. Riesce Elayek ed entra Michele Rossi. Peccato perché era stato fermo fino all'ultimo, aveva intuito il tiro, bravo Iballi a dare potenza a quel pallone. Più due Conversano, palla in mano Bologna, bisogna cercare di tornare continuamente a distanza di possesso. Argentin, e questo è un fallo grave da parte di Stabellini e stavolta l'arbitro soprassiede. Già un due minuti per Stabellini e qui in questo caso manca una sanzione. Possesso per Bologna, Gherardi, Savini, scambio fra i due, un frastuono assordante al palazzetto di Castenaso. Savini per Argentin, palla dentro per Santolero, 9 metri. Finalmente ci danno un po' di tregua i tifosi. Enrico, troppa confusione in attacco da parte dei giocatori del Bologna che cercano ripetutamente il pivot. Troppa confusione in attacco. Dedovic per i balli che chiama il pivot tra 4 e 5 della, anzi no, in mezzo tra i due numeri 3 difensivi del Bologna. Iballi che con un'elevazione prova a lanciare Stabellini, ancora Iballi che dà palla alla sinistra, Stabellini e para Michele Rossi, bellissima la parata, forzato il tiro di Stabellini. E Argentin sta difendendo molto forte con le mani addosso, Argentin va in placcaggio al volo. Lupo, come si fa a non dare due minuti in questo caso? Ma guarda, c'erano due minuti prima sacrosanti per Stabellini, adesso c'erano per Jacopo Lupo. Gli arbitri Guia e Panetta non fischiano questi falli, non si capisce. 15esimo, meno 2 Bologna, palla in mano. Savini è un super argentino, oggi sta facendo una grande partita. Gherardi, l'uno contro uno di Savini, va dentro forte, la palla resta lì. Santolero, c'è la trattenuta da parte di Lupo. Tutto regolare per gli arbitri, 9 metri, azione prolungata, passivo chiamata Bologna, Argentina attacca e palla addirittura mano in faccia da parte di Stabellini, clamoroso Gianni. Ma sì, clamoroso, una spinta sui 10 metri, 10, 11 metri, non si capisce, forse il commissario di campo che è Cioni dovrebbe
quantomeno intervenire, dare un'occhiata agli arbitri, perché comunque la difesa aggressivi ma al limite del regolamento. Gherardi che incrocia per Savini, ancora Savini, e c'era il passivo, palla al Conversano che va in contropiede con Carlo Sperti, e segna Carlo Sperti, segna Carlo Sperti, 21-18 per Conversano. Non può il Bologna deve fare qualcosa di più in attacco, assolutamente sì, perché la difesa sta funzionando e manca invece qualcosa in attacco. Poche le soluzioni, come in questo caso quando la difesa è schierata. Beharvis forte su Gherardi, Argentin manca la porta, peccato, era un tiro aperto, servirebbe l'iniezione sugli esterni di Racalbuto e Bonassi. I balli, arriva fino alle pendici dell'area, si ferma Beharvis, palla del più 4 per Conversano, deve fare di tutto per non concederla a Bologna, dentro Racalbuto fra poco. 18-21 per Conversano, 16 minuti e 17 secondi giocati. Bologna deve avere più soluzioni in attacco, assolutamente. Giù Bosniak, vediamo cosa farà il mister del Bologna. Ibali che prova a fintare, para Michele Rossi, il tiro di Carlo Sperti, ma la palla ritorna nelle mani del Conversano con precisione in mano a Stabellini. Viene richiamato l'inserviente, 26 gradi dentro la palestra, alle 10:10, 22:10, un caldo bestiale. I ragazzi, i giocatori sono veramente fradici di sudore. Oggi è stata veramente una giornata estiva. Riprende il gioco Ibali, terzino destro. Stabellini centrale, che in questo momento cambia di posto con Dedovic, si fa lanciare Stabellini e segna l'incrocio dei pali Stabellini con passaggio di Ibali. Gherardi, è entrato Racalbuto, segna Gherardi dopo un 1-1, 19-22. C'è cambio attacco e difesa, in difesa Savini, in attacco Racalbuto. Le prova tutte, coach tedesco, Dedovic per Stabellini che è rientrato in partita, Sperti, gran gol, questo è un gran gol di Carlo Sperti, adesso si è cristallizzato sul più 4 il divario, deve rientrare Bologna almeno a meno 2. Secondo me ha fatto bene tedesco a far riposare Savini, perché comunque Giacomo lo vedo un po' stanco, ha bisogno di rifiatare, ha messo dentro Racalbuto, Gian Maria Racalbuto. Si è fatto male Sperti e si è accasciato, si è seduto in terra, ha preso un colpo probabilmente alla bocca dello stomaco, niente di grave. Possono stare tranquilli i tifosi e i radioascoltatori di Conversano. Sperti rientrerà in campo sicuramente. Gli arbitri stanno dicendo al commissario di campo che Sperti dovrà, come da regolamento, stare giù almeno tre attacchi del Conversano. Panetta ha avvertito di questa cosa il commissario di campo, quindi Sperti non potrà rientrare. Bologna che è in attacco. Santolero che si appresta a dare palla a Gherardi. Gherardi, sarà lui il centrale che si occuperà di gestire le giocate sugli esterni. Io mi aspetto anche che rientri in campo Sebastiano Garau. Sarebbe importante riavere il capitano in campo, soprattutto per ciò che ha dato difensivamente. Non è un caso probabilmente che Sperti abbia segnato 3 gol nella ripresa da quella parte. Manca un po' di fisicità. Sì, sono d'accordo con te. Gherardi aveva fatto veramente un'ottima difesa nel primo tempo, è uscito Michele Rossi, è entrato Elayek. Gherardi centrale, Racalbuto terzino sinistro, si sposta in questo momento a centrale, scarica ad Argentin che gioca 1-1, ancora Matteo Tedesco, palla a Santolero, invasione di Santolero e fischia l'arbitro. È doppio questo per il giocatore Ibali, che ha fatto rotolare la palla per terra. Tira
i balli, para e la Jek. Savini che spinge in attacco in seconda fase per Gherardi, uno contro uno, c'era Santolero libero, Cimatti viene parato da Monciardini, il tiro di Cimatti che era libero dall'ala destra, peccato. 19 Bologna, 23 Conversano, 18 e 33 secondi giocati del secondo tempo. 4 gol sono tanti, Bologna deve provare a rimanere agganciata a questa partita. Se dovessero rimanere questi 4-5 gol a 5 dalla fine sarebbe impossibile andarli a riprendere. Deve provare a rientrare, mancano un po' di rotazioni sugli esterni. Guarda, io c'è Beharević che segna, che segna, e la Jek tocca la palla. Si lamenta il mister tedesco col commissario di campo perché il giocatore del Conversano aveva trattenuto il difensore. Racalbuto impartisce gli ordini da centrale, fa cambio di posto con Gherardi, attacca uno contro uno ma si fa ancora una volta fermare con palla in mano Gherardi. Esce Gherardi ed entra Giacomo Savini, vediamo adesso Savini per Argentin, ancora Racalbuto, cambio di posto fra i due. Enrico, Savini va ad attaccare contro Dinko Dedovic, Racalbuto allarga per Argentin, tutto fermo, Argentin perde il pallone ma arriva al fischio dell'arbitro. 7 metri per, attenzione a Racalbuto, grande giocata e gol, colpisce il montante, gol da parte, gol da, ha colpito il supporto dietro al montante. 24-20, altro gol per, non si capisce quale sia il cambio, dentro Tedesco e fuori Racalbuto, questo è il cambio, un po' di confusione in panchina. È stata bellissima l'azione prima del Bologna con Gherardi che giocava, scaricava Racalbuto che con un tiro schiacciato in terra trafiggeva Monciardini, e adesso c'è Conversano in attacco sul punteggio di 24-20 per Conversano, e Beharević che segna il suo terzo gol da Sciorci ha segnato, Sciorci scusatemi, il suo primo gol, non Beharević. C'è una certa somiglianza tra Beharević e Sciorci che mi ha tirato in inganno, ed è Bologna che va in attacco. Enrico, ci prova Racalbuto in gol anche poc'anzi, è che cambiare il portiere a questo punto è un grosso rischio, se l'è preso Beppe Tedesco, non stava parando male Michele Rossi, grandioso nel primo tempo, non male anche nella ripresa, vedremo quale sarà questa scelta. Chiamata ancora una volta lo spazzolone in campo, 21 minuti sul cronometro della ripresa, più 5 per Conversano che ha preso il largo, e adesso a meno che non ci sia un break di 2-3-0 è difficile rientrare a 9 dal termine. Sì, 20-25 a 8 minuti e 57 secondi da giocare. Nel primo tempo aveva funzionato molto bene la seconda fase con gli esterni, come tu dici Enrico, che si involavano in seconda fase, trovavano dei bellissimi gol che avevano riaperto la partita in sostanza. Savini manda Argentin, merda, che parata favolosa di Monciardini sul tiro di Racalbuto, ma veramente una parata strepitosa di Monciardini, che veramente un gran portiere, assolutamente, oggi ha parato con grande efficienza in entrambi i tempi. A me dispiace che abbia rotto le coppie, perché si erano formate le coppie Argentin-Bosnia, che con Savini era Calbuto e Gherardi, con Savini che aveva funzionato molto bene. Conversano in attacco per il più 6, Dedovic sperde palla, pivetta, può ripartire Cimatti, Argentin, attenzione a Sciorci, rischia di perdere palla Argentin, Savini, l'uscita di Carso, la palla per Cimatti, tanta confusione Gianni per il possesso palla. Sì, un po' di confusione da parte dei giocatori del Bologna, non so, Cimatti si fa parare ancora il tiro dalla sua posizione ideale di ala destra, peccato,
speriamo di non rivivere quegli ultimi 3-4 minuti contro Fasano. Tedesco, no, scusatemi, Tarafino chiama il suo secondo time out, ci vuol parlare su. Tanti cambi in questo finale, hanno rotto le rotazioni ed è normale che insomma ci sia un po' di confusione per chi insomma deve adattarsi ad entrare in campo. Peccato, perché questa è stata una partita come al solito per 40 minuti giocata in grande equilibrio e poi la distanza è stata presa negli ultimi 20 minuti. Adesso ce ne sono 7 da giocare e mezzo e 5 gol sono un bel monte da scalare, anche perché Conversano ha il possesso del pallone fra i polpastrelli. Bisogna cercare di non allargare il divario, di provare a rimanere sulle 2-3 lunghezze e poi giocarsela alla fine. Se va sul più 6 Conversano ora è difficile. Sì, è difficile, sarà difficile per Bologna. Bologna che non ha certo demeritato. I giocatori del Bologna rientrano in campo come quelli del Conversano. Garau, Santolero, Argentin, Savini, Gherardi e Matteo Tedesco. E l'Aiec in porta. Dall'altra parte i Balli, Stabellini, Riccardo Pivetta, Sciorci, Bearevic, Carso e Monciardini, che ha fatto veramente una partita strepitosa. Secondo me del Conversano il migliore in campo. Conversano, questo è un attacco molto importante per Conversano. Se va su più 6 probabilmente è finita la partita. Bearevic che incrocia per i Balli, Stabellini viene fermato da Santolero molto bene. Sciorci rimette in campo per i Balli. Ancora uno contro uno di Balli. 7 metri per Conversano. La chiamata ci sta. Savini ha boccata la finta di i Balli. Si è mossa la difesa, è andato dentro, ci sarà il tiro dai 7 metri, va Dedovic. A me sinceramente fa male vedere Rossi in panchina. Non ha demeritato l'Aiec, però il primo tempo ha parato molto bene Michele Rossi. Nei primi 7-8 minuti del secondo tempo non è stato del suo livello. Intanto c'è il gol da 7 metri per Dedovic, più 6 per Conversano. 4 al termine, partita, anzi 6 al termine, pardon. La partita però è molto indirizzata, adesso serve un miracolo. Bologna torna in campo Bosniak a cercare forse di tirare dalla distanza. Anche Bonassi sarebbe meglio rivedere in campo. Dentro Gherardi, va ad attaccare, la palla per Savini, grande giocata di Savini. E questo dovrebbe essere il primo gol per... Il secondo gol per Giacomo Savini. Anche oggi Savini ha patito tanta stanchezza. Sì, guarda, fino adesso non è entrato in campo Bonassi, che è un tiratore. Vabbè, sono le scelte del tecnico, è giusto, è lui il capo. Stabellini per i Balli. 26-21 per Conversano, 24-37 giocati, non trova spazio Pivetta, i Balli per... c'è invasione da parte di i Balli, che era andato in doppio pivot. Esce Bosnia che entra Argentin. E adesso Bologna esce ancora, no, mi sembrava stesse per uscire Garau e invece è rientrato in campo all'ala destra, Matteo Tedesco alla sinistra, è uscito Cimatti prima, Gherardi che prova a fintare il tiro, Savini uno contro uno per Matteo Tedesco che tira, viene parato da Monciardini. Gioca addirittura Garau contro mano,
in questo finale, fuori anche Luca Cimatti, peccato, meno 5, palla in mano al Conversano quando mancano 4 minuti e 20 secondi alla fine. Campo per il Bologna, la IEC, Argentina, Savini, Gherardi, Santolero, Garau e Matteo Tedesco. Tanti minuti per Matteo Tedesco che non si allena da 2 settimane a causa di una brutta forma febbrile e poi allergica. È ovvio che la lucidità non possa essere quella dei tempi migliori. Conversano attacca per la vittoria, Beharevic va a tirare, altra deviazione da parte di Gherardi, 27-21, partita ai titoli di coda. Beharevic più 6 Bologna, 3 minuti e 50 da giocare. Savini per Gherardi, cambio di posto fra i due ed è il terzo time out per Tedesco e io passo il microfono a Gianfranco Santolero. Facciamo riprendere un attimo i commentatori che hanno veramente dato tantissimo in questi ormai mancano 4 minuti alla fine, per cui devo dire hanno dato veramente una grande energia, una partita che effettivamente ha messo in campo una velocità, un'energia davvero incredibile. Sono due squadre veramente molto cariche e una cosa di colore, un qualcosa che voglio sottolineare è che i ragazzi del Conversano sono arrivati davvero, e faccio i complimenti agli ultras del Conversano che non hanno mai, ripeto, mai smesso di dare una mano alla squadra, quindi complimenti a questi supporter davvero eccezionali. Torniamo quindi alle cose giocate, torniamo dopo il time out che il Bologna ha chiesto e dopo aver parlato si comincia di nuovo a giocare e sentiamo cosa ne pensa il nostro commentatore Gianni Ragalbuto. I tifosi del Conversano già festeggiano a 3 minuti e 30 secondi dalla fine, ma io devo dire che si è vista una gran partita, un gran Bologna per 45 minuti sicuramente. Poi si è spenta un po' la luce in questi ragazzi del Bologna sicuramente. Chiamano l'inserviente perché c'è stata una scivolata di Savini. Che fradicio di sudore, sconsolato Giacomo Savini, stanco, rimane in campo. Ecco, ci si appresta a riprendere la partita, Enrico. Festeggiano i tifosi del Conversano, 3 minuti al termine, più 6 per la formazione pugliese che continua a difendere con grande intensità. Bologna ha calato la serranda, spiace dirlo però non è quella la gestione che ci aspettavamo della partita. Bologna ha speso forse troppo nel primo tempo e poi ha avuto un grande calo. Para la IEC, arriva un altro 7 metri, se lo guadagna Vito Carso, sorride Tarafino, può andare a tirare Ardi Aniballi e Rossi resta seduto in panchina. Terzo rigore per i Balli, 2 minuti e 30 da giocare, i Balli contro l'AIEC, segna il suo terzo 7 metri e Bologna che va in attacco a 2 minuti e 15 secondi dalla fine. Si è spenta un po' la luce, Enrico, nel Bologna. Sì, sul gol del più 5 è mancato tutto, poi ripeto, io vedo, e non è certamente colpa del ragazzo, io vedo Savini veramente al limite delle proprie condizioni fisiche, ha giocato una quantità di partite, Giacomo Savini, pari all'inverosimile, ha praticamente fatto 2 campionati più le nazionali, prova il tiro argentin, para addirittura a 2 mani, Monciardini, 1 e mezzo alla fine, speriamo che finisca presto. 1 minuto e mezzo, Conversano porta questi punti a casa e giocherà poi l'ultima partita per
per arrivare primo in questa pool playoff, che sicuramente è un vantaggio, perché poi in semifinale avrà 2 su 3 in casa sicuramente. Stabellini che segna in scioltezza, ormai Bologna ha tirato i remi in barca. E a te Enrico ti do l'ultimo minuto per completare questa diretta. Io saluto i radioascoltatori e ci risentiremo probabilmente nell'ultima di questa stagione per il Bologna, sabato prossimo. Ciao a tutti, microfono Enrico per la chiusura. 30 secondi al termine, Bologna può gestire l'ultimo possesso, Argentin viene scortato fuori dal campo, Garau, 9 metri per Bologna, 30 secondi al termine, Savini, palla arriva a Gherardi, Gherardi prova a servire Matteo Tedesco con i piedi, Vito Carso, Savini alla conclusione, murata da Sciorsci, 20 secondi al termine, Bologna va a caccia del gol del meno 7, subisce un contropiede con Pivetta e va a mettere dentro, 30-21, altro più 9 subito da Bologna, e queste sono sconfitte che fanno male, fanno molto male. Finisce, Conversano torna prima in classifica assieme a Fasano e si giocherà il tutto per tutto nel derby all'ultima giornata per Bologna. Altro brutto secondo tempo. Linea alla Radio Handball Italia e alla regia di TRC.